L'aspettavo, loro ovviamente il cambio di modulo gli consentiva di. Loro credo che volevano giocare 3-5-2. L'idea nostra era quella di prenderli alti, ci siamo riusciti, e di non far sviluppare chissà quale tipo di manovra perché potevamo andare in problema sul loro quinto. Inevitabilmente si abbassavano tanto. Noi abbiamo commesso l'errore, secondo me, nel primo tempo di andare. Siamo stati frettolosi. Io ho detto fra primo e secondo tempo alla squadra che alla fine il pubblico deve essere una mano per noi, perché secondo me abbiamo vissuto l'intensità del pubblico dopo i 10 minuti iniziali, questa fretta di voler cercare a tutti i costi di andare in rete è stato un errore. Noi dobbiamo trascinare il pubblico, non deve essere il pubblico ad obbligarci ad andare in profondità. Quindi dobbiamo essere più ragionevoli. Infatti anche Guido ha sbagliato due o tre palle facili da poter giocare in ampiezza, invece siamo andati a cercare a De Sorbo palla alta contro Mautone che non dovevamo farlo. Quindi se avessimo anche il primo tempo girato un po' più palla, secondo me avremmo trovato degli spazi maggiori anche contro una difesa a 5. Il secondo tempo l'abbiamo fatto, onestamente c'era calcio di rigore nettissimo su Peppe Osiello alla fine del primo tempo. È un rigore sacrosanto, l'abbiamo ripreso poi, voglio dire, con l'esperienza di Varreale, e quindi abbiamo sbloccato su un episodio, ma noi ci saranno partite dove si sbloccheranno sugli episodi. Bisogna, come se vogliamo partire dall'episodio che ha spaccato in due la partita, si riparte da lì. La Cavese sapevamo che doveva fare il suo gioco, l'avevamo preparato in modo perfetto anche perché sapevamo l'atteggiamento tattico della squadra di casa. Anche avendo una piccola supremazia in più la Cavese nel primo tempo, senza sbilanciarmi potrei dire che le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi nel primo quarto d'ora. La Cavese ha giocato molto sui suoi centrocampisti, con queste palle sugli esterni per i 2 contro 1. Noi avevamo preparato la partita in questa maniera, secondo noi la Cavese un piccolo punto debole ce l'aveva. Abbiamo giocato su quello e nel primo tempo, tranne gli ultimi 5 minuti dove la Cavese ha spinto un po' di più, la partita della Regina è stata come volevamo che fosse. Nel secondo tempo la Cavese ha preso più campo, ha preso praticamente, è stata padrona del campo in più percentuale della Regina. Noi qualche ripartenza potevamo fare rispetto alla Cavese, quando riuscivamo a mettere la palla a terra, in profondità riuscivamo a tenere molto la Cavese. Prima di quell'episodio, secondo me, potevamo passare in vantaggio se l'ultimo passaggio veniva fatto meglio. Sono state emozioni forti perché segnare a Cavate Tirreni davanti a questo pubblico sono sempre emozioni che non si possono descrivere, si provano al momento. Infatti la prima cosa è di andare sotto la curva a festeggiare insieme a tutti No, vabbè, no, lo sfogo no, sicuramente era la voglia di vincere, abbiamo caricato questa partita tutta la settimana sapendo che era la prima, diciamo per noi, la prima di campionato dove giocavamo davanti al nostro pubblico e ci tenevamo in modo particolare, siamo stati caricati dall'ambiente, dalla società, tutti noi ci siamo caricati e ci tenevamo in modo particolare a fare bene comunque contro un'ottima squadra. Ma credo che abbiamo fatto, non sono d'accordo, un buon primo tempo, perché l'abbiamo preparata in maniera perfetta col mister durante la settimana e credo che all'inizio, nella prima mezz'ora, abbiamo avuto tre palle gol nitide. Se magari facciamo gol e sblocchiamo la partita lì, poi commenteremo un'altra partita, però con i se e con i ma non andiamo in nessuna parte, quindi oggi abbiamo perso, ma credo che noi abbiamo disputato un'ottima partita. Peccato per quel rigore, un po' di inesperienza del ragazzo, però anche lì non era un rigore nitido, perché prima c'era una trattenuta dell'attaccante dove si sono strattonati tutti e due, quindi poi dopo che prendi il gol giochi sempre a cavo contro una squadra fortissima, quindi è dura recuperare, però credo che abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo continuare da questo atteggiamento e da questa prestazione, levando gli ultimi quarto d'ora in cui abbiamo preso i due gol.